Eccoci Federica, Garziana, abbiamo l'osso qua, però pochi metri da lei, attentamente durante tutta la partita, non ha mai mollato, è stato quasi sempre in piedi, ha esultato tanto dopo il primo gol, insomma, questa vittoria la voleva anche lei, se non soprattutto lei. Come tutte le partite, non di più e non di meno, abbiamo fatto il nostro stasera, questo era importante vincere, abbiamo fatto due gol nel primo tempo, il terzo gol di una partita è sempre importante, l'abbiamo fatto noi. Quindi a 3-0 normalmente partita finita, se abbiamo preso un gol con un po' di sfortuna e abbiamo rimesso un po' il Verona anche con i suoi cambi partita, però stasera dovevamo anche fare più gol, però salutiamo chi le ha fatto, perché il nostro tridente offensivo sia la Spadoli, Politano e Paraschelia che hanno iniziato hanno fatto bene, e poi non so se si dice una menzione speciale al nostro portiere Alex Meret che ha fatto una grande partita anche sul 0-0 all'inizio della partita. Studio, Federica. Emanuele Zaccherini. Sì, ciao mister, buon pomeriggio. Oggi ho visto un Napoli che si muoveva tantissimo senza palla, che riusciva a trovare i tempi di gioco, i ritmi di gioco, la velocità. E in questo anche la scelta, no, di Raspadori penso che ti ha premiato, perché secondo me è stata un po' la chiave tattica, no? Giocare con un giocatore magari che non aveva una posizione centrale come poteva essere Simeone, ma che veniva tanto a legare il gioco e mandava in porta gli altri, no? Perché poi la chiave secondo me è stata quella della partita. Sì, sì, sono d'accordo, c'è anche uno che lega il gioco. Sapevamo che per avere un gioco offensivo di qualità e un palleggio anche nella metà campo avversario ci serviva tanto. In questa rosa abbiamo la fortuna di avere sia Osimhen che era assente, però anche Giacomo e ovviamente Giulito. Quindi meglio non avere assenze, però io ero tranquillo avendo questi due giocatori offensivi sul fatto che rimaniamo con grande qualità in attacco, e infatti abbiamo fatto tre gol e lo dico, potevamo fare di più, anche se senza Meret potevamo anche prenderne un secondo. Tommaso Turci. Ah, sì, sempre molto lucida lì. Di Garzia, buon pomeriggio mister. Una domanda alla mia invece sui 30 minuti finali, perché dopo il 3-0, al di là del gol subito sfortunato, forse il Napoli si è un pochino abbassato e probabilmente la partita in quel momento lì, nella testa di alcuni giocatori, evidentemente poteva essere già chiusa, quindi questo forse è lo step mentale che deve fare questa squadra, lo step ulteriore per crescere ancora, cioè capire magari che in quel momento lì si deve congelare la gara. Sì, congelarla senza prendere gol prima di tutto. Ovviamente l'allenatore non è mai contento quando vinci 3-0 e poi lasci, perché le statistiche lo dicono, la squadra avversaria tirare molto di più in porta durante gli ultimi 30 minuti che durante i primi 60, dove non hanno fatto poco. Però ci sta, anche perché faccio ricordare che martedì avevo una gara di Champions League a Berlino, e che alcuni ci pensano un po' sul 3-0, può succedere, non è ne lotterò contro questa cosa, però psicologicamente ci può stare, sì. Sarà anche dopo questa doppietta, pensa di avere finalmente tra le mani il miglior Kvaratskhelia, quello che l'anno scorso faceva impazzire tutte le difese d'Italia? Sì, sì, già dalla partita contro l'Udinese lui è tornato, adesso attacca in un modo sciolto, senza pensieri di fare a tutti i costi gol, perché non l'aveva fatto da marzo scorso, e quindi quando è così un giocatore che pesa sulla difesa avversaria e che fa la differenza per noi. Lo aspettiamo sul fatto di essere decisivo, e quindi lo è stato, quindi contento per il Vincenzo, cioè, sinceramente. Ma la curiosità, ma lei sa perché adesso esulta scoccando una freccia? Perché non lo sa nessuno ancora, no? Basta che non la prendo io la freccia, adesso non lo so, veramente gli chiederò. Va bene, lo scopriremo insieme, grazie a Rudy Garcia.